Al Pigliacelli il confronto tanto atteso tra Città di Teramo e Turris Valpescara rischia di essere già decisivo per le sorti del girone B di promozione. Gli ospiti arrivano a Montorrio forti delle quattro lunghezze di distanza dalla truppa biancorossa, che domenica prossima dovrà anche osservare il turno di riposo. Mister Pomante, reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa del Fontanelle, recupera Lorenzo Bozzi dal primo minuto. Tato e Capitan Speranza invece partono dalla panchina. Dirige Antonio Diella di Vasto, coadiuvato da Antonio Bruno e Federico Cocco di Lanciano. Il diavolo parte più convinto, il classe 2004 sputore domina il centrocampo, ma all'ottavo non c'entra la porta difesa dall'ex Federico Serraiocco. Neanche un giro di lancette più tardi, De Gidio, lanciato verso la porta, supera Serraiocco e deposita in rete, ma l'assistente alza la bandierina per segnalare l'offside tra le proteste biancorosse. Al quarto d'ora Serraiocco legge male la traiettoria disegnata da Palumbo, ma riesce a metterci una pezza. È il preludio al vantaggio, Antonelli dalla destra pennella per Palumbo che da centro area in corna e fredda l'incolpevole Serraiocco. È delirio al Pigliacelli, la Turris fatica a reagire, 10 minuti più tardi Palumbo firma la doppietta personale e quindi il raddoppio del diavolo. Servito da Kovalonox, calcia secco sul primo palo dove Serraiocco non può arrivare. Nella caduta il numero 10 resta contuso e dopo aver provato a restare in campo alza bandiera bianca. Al suo posto Matteo Di Stefano. Al 31esimo, primo squillo pescarese, Ragnoli gira di testa verso Lorenzo Bozzi, che è miracoloso e con l'aiuto del legno traverso riesce a scamparla. Sul finire di primo tempo, Maiorani crossa dalla sinistra. Casati schiaccia, Bozzi alza in corner. Va così in archivio la prima frazione e le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa. Prova ad accorciare Rosso di Vita, tanta potenza, zero precisione. La Turris si riversa in avanti, ma il Teramo è chirurgico in contropiede. Censori gestisce alla perfezione, allarga per Sputore, che la spedisce all'incrocio. È 3-0. Poco dopo Antonelli ha l'occasione per il poker, ma colpisce male. Biancorossi indiavolati, De Gidio dalla sinistra punta il difensore, penetra in area e in diagonale batte Serraiocco per il poker. Pepe e compagni non sembrano sazi, un rimpallo favorisce Di Giacomo, Serraiocco evita un passivo ancora più pesante ai suoi. Finisce 4-0, colpo del Teramo che lancia un segnale notevole al campionato. Ora turno di riposo per il diavolo e la possibilità dei ragazzi di Del Zotti di tornare a più 4. Sì, sapevamo che dovevamo dare una dimostrazione di forza oggi, ci siamo allenati al massimo tutta la settimana e penso che i risultati si sono visti. Abbiamo dimostrato che la settimana scorsa è stata una casualità che può succedere durante un campionato, ci siamo rifatti alla grande e siamo contenti per questo. Sì, per la doppietta sono contentissimo, mi volevo rifare dall'errore della settimana scorsa e fortunatamente ci sono riuscito. Per il problema che ho avuto, sì, ho avuto uno scontro di gioco sul secondo gol e purtroppo ho dovuto lasciare la squadra, però meglio così per come è andato il risultato. Sì, diciamo che non dovevamo abbassare il morale dopo la sconfitta della settimana scorsa e non dobbiamo insomma esagerare dopo questa vittoria. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché penso che i miglioramenti si sono visti sotto tutti gli aspetti durante l'ultimo periodo. Dobbiamo continuare a lavorare, ad ascoltare il mister e fare quello che abbiamo fatto questa settimana per tutto l'anno. Poi i risultati li tireremo alla fine. Non li abbiamo visti e no, onestamente a poco interessa. Non so di che video stai parlando, però sono cose che insomma non hanno un fine per noi. Ripeto, nello spogliatoio non è girato nulla, quindi poteva essere solo uno sprono per noi. Sì, noi non onestamente guardiamo poco la classifica. È vero che perdendo i punti settimana scorsa si poteva complicare qualcosina, però siamo stati bravi a rimettere a posto tutto questa settimana. Tireremo fino alla fine per arrivare al risultato che ci siamo prefissati. Ma tanta, perché non era difficilissimo fare quello che insomma ho sbagliato poi, quindi volevo a tutti i costi riscattarmi, perché da che potevamo portare 3 punti a casa ne abbiamo portati 0 e per me era importante insomma portare il mio contributo alla squadra. Poi che sia venuto con una doppietta meglio ancora, però ci tenevo tanto e sono contento così. Sì, una bellissima risposta, vittoria schiacciante, meritatissima, contro una squadra forte. Oggi i ragazzi sono stati perfetti, dal primo fino all'ultimo minuto, ci tenevano tanto perché venivamo da una brutta sconfitta a Fontanelle, secondo me meritata. Sapevamo di affrontare una squadra forte perché c'è anche da dire che se il campionato del Teramo sta passando come un campionato di secondo piano, in 11 partite abbiamo fatto 26 punti, nella nostra situazione è anche merito della Turris, che fino ad oggi ha fatto un grosso, grosso campionato, una squadra forte,
non a caso una squadra che ha fatto 9 vittorie di fila. Siamo stati bravi noi a batterli, perché oggi per battere una squadra come la Tursi è una partita perfetta e noi l'abbiamo fatta al primo minuto. A questo diciamo, io ho fatto una battuta dentro lo spogliatoio, ho detto ragazzi potevamo tenere 2 gol domenica a Fontanella, gli ho fatto una battuta, però questa è la nostra forza. Questi ragazzi devono capire che loro sono veramente forti, devono essere forti mentalmente. Io glielo dico sempre, ogni partita per noi deve essere una finale, noi ogni partita dobbiamo giocarcela come se incontriamo la Tours di turno, la squadra prima in classifica, perché questa è una squadra che, ha giocatori di categoria superiore, però alcuni sembrano ancora calare nella categoria e non è facile, però piano piano lo stanno facendo. Sì, no, ma ho detto, è stata una partita perfetta da tutti i punti di vista, tecnico, tattico, soprattutto fisico, perché come hai detto tu, correvamo fino al 90esimo, pressione alta, normale che il risultato ti ha anche aiutato, quindi eri libero mentalmente, però oggi è stata una partita perfetta. Ho fatto una grande partita, ma oggi penso che una partita, questa partita l'hanno fatta tutti, anche chi è su, chi è entrato. Per fare una partita perfetta non c'è bisogno di un singolo, ma c'è bisogno del collettivo. Noi oggi abbiamo fatto una grossa partita di squadra. Sì, è vero. È quello che ci è mancato in passato, speriamo di aver capito la lezione e di continuare per questa via, perché adesso non ci dobbiamo fermare. Abbiamo fatto un grosso risultato e adesso giustamente dobbiamo ricaricare le pile, perché abbiamo una settimana di sosta, però mentalmente non dobbiamo mollare. Dobbiamo mollare, perché da quando ripartiamo contro il Pianella dobbiamo continuare la nostra corsa. Oggi è vero, il risultato importante, un 4-0 importante, però la Tours è una buona squadra. Sì, ma guardate, allora Egidio, vi spiego come stanno le cose, perché tanto io va bene tutto, ma non sono un pazzo. Stefano è arrivato 3 settimane fa che veniva da 2 mesi di inattività, aveva fatto roba di un 10 allenamenti in promozione con la squadra, con il piano della Lente. Il programma era quello, il programma con il preparatore atletico, con lo staff era quello di buttarlo dentro dall'inizio con la Tours. Il piano partita lo stesso col Fontanella era quello, rifarlo entrare dopo 5 minuti del secondo tempo, poi è normale, uno vede il risultato. De Gido non è entrato perché perdevamo 1-0, De Gido doveva entrare lo stesso perché doveva fare minutaggio. Oggi si è visto, ma poi anche lo stesso Emanuele Ferraioli, io l'ho sempre detto, per me sono importanti tutti, io do possibilità a tutti di giocare. Oggi è stato fuori un giocatore come Farindolini, che per questa squadra è stato determinante, ha fatto tanti ruoli e l'ha fatto come si deve da giocatore importante. Per me sono tutti quanti importanti, perché se andate a vedere tutti quanti hanno giocato, tutti quanti hanno avuto la possibilità. Io poi sono fatto così, io do la possibilità a tutti, è normale, devi essere bravo il giocatore a scopparla. Devo dire che è stata una prova proprio di squadra, davanti a un pubblico del genere poi fare un gol, il mio primo gol tra i grandi, è stata un'emozione unica, indescrivibile, e dobbiamo continuare così vittoria per vittoria, questa ci serviva dopo una sconfitta che diciamo che non ci meritavamo. Beh, siamo una squadra fortissima, dobbiamo andare avanti così. Ma io sin da piccolo sono stato abituato già l'anno scorso a giocare play, mezzala, dove mi mette il mister io sono a disposizione. Poi diciamo che mediano mi ci trovo un po' meglio, però dove mette il mister alla fine? Sì, certo, la sconfitta di Fontanella ci ha dato uno sprint in più per diciamo battere la Tours, che comunque viene da 9 vittorie consecutive, e noi siamo obbligati a vincere ogni giornata. No, non serve che dobbiamo fare le partite come ad esempio con Fontanelle, che abbiamo sprecato tante occasioni, e dobbiamo vincere ogni giornata. No, io sono in fase di crescita, questo qua è un anno che mi serve tanto, e sono qui appunto per crescere. Spero che con questo gruppo meraviglioso che mi assiste dalla mattina alla sera, di crescere tanto e di sperare in qualche altro palcoscenico. È una responsabilità grande, perché c'hai in mano tu il gioco, se perdi il pallone fanno ripartenze e tutto. È una grande responsabilità, me la sto giocando al meglio, diciamo. Ma nel mio ruolo come centrocampista, Pirlo, ma se no Dybala, mi piace molto Dybala. Sicuramente non abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, ma il calcio è fatto di vittorie e sconfitte e di reazioni alle sconfitte. Noi in settimana
ci compatteremo e faremo vedere domenica prossima chi siamo. Su questo le posso rispondere di no, perché noi stiamo facendo un campionato sicuramente oltre le nostre aspettative, quindi ci avremmo messo la firma per arrivare all'undicesima giornata con un punto sopra il Teramo, con una partita in più da giocare. Sicuramente è un risultato che ci dà tanta soddisfazione, però noi siamo stati abituati comunque anche nelle vittorie a chiudere nello spogliatoio quella che era la vittoria, il martedì a ripartire da quello che doveva essere poi il nostro campionato. Sicuramente sono 9 vittorie importanti, ma noi non siamo una squadra che vive di entusiasmo, noi siamo una squadra che vive di lavoro, quindi quello che ci ha contraddistinto fino adesso è stato il lavoro e sono sicuro che ci porterà avanti il lavoro. Poi oggi c'è da fare i complimenti al Teramo, secondo me questa è realmente la prima partita dove ha dimostrato di essere il Teramo, c'è da fare i complimenti e ci vediamo al ritorno. Una sconfitta pesante, i 4 gol sono stati sicuramente pesanti, ma sono arrivati da tante situazioni. Sicuramente la nostra voglia di andarla a riprendere poi ci ha messo in condizione di aprirci a delle avanzate che sicuramente altre volte non avevamo lasciato. Sicuramente l'occasione sia del secondo che del terzo gol sono situazioni che vanno un po' al di là di quello che è la qualità dei giocatori o lo schieramento tattico. Sicuramente sono situazioni che da rivedere, ci lavoreremo e metteremo a posto. Sì, campionato apertissimo, io penso che è apertissimo e bellissimo sicuramente. Non ci sono solo Turris e Teramo, perché come avete visto domenica scorsa è difficile giocare col Fontanelle, è difficile giocare col Mosciano, col Laureto. È un campionato che sicuramente dove fare 9 vittorie di fila è qualcosa di straordinario, quindi sarà un campionato che si giocherà punto a punto. Mi è mancato oggi, era una partita col Teramo, sono da una parte contento che anche il Teramo finalmente è riuscito a vincere in una maniera netta e ha dimostrato di essere una buona squadra. Sono contento per il Teramo, io sto pensando già al Pianella, quindi questa è la partita prossima che abbiamo, che ci riporterà, sicuramente, lottiamo sempre per i punti, ci riporterà 4 punti dal Teramo, tutto qui. Se deve essere pesante perché così si caricano gli altri, diciamo che è pesante, ma secondo me o 1, 2, 3 gol si vince pure 1-0, ma quante vittorie ha fatto il Teramo 1-0? Quindi con un gol di scarto, quindi non conta, contro i 3 punti che oggi ha meritato il Teramo di prendere i 3 punti, che sarebbe innegabile dire il contrario, però per noi adesso sono sceso nel spogliatoio, volevo pure cantare, qualcuno mi ha detto no, arrabbiato. No, assolutamente, io sono arrabbiato perché mi hanno detto che dobbiamo andare a mangiare da Cicchella, che si paga caro, a mangiare mercoledì dopo l'allenamento del mercoledì, però a parte la battuta, no, assolutamente, io l'avevo messa anche in conto questa partita. Poi c'è il ritorno, ci sono tante altre squadre che posso, dobbiamo stare attenti a tutti, l'ho detto sempre, quindi per noi è un fermo, però adesso sta fermo il Teramo. Noi non siamo Teramo, io ho sempre detto siamo una provinciale, per pur essendo di una città, siamo una terza squadra della città di Pescara, ma siamo sempre una provinciale, bisogna avere rispetto anche di una squadra che ha un blasone, che il blasone non ci fa niente, però oggi ha dimostrato dignitosamente di meritare il risultato. Però noi facciamo il nostro campionato, abbiamo fatto un campionato importante, ci siamo organizzati per fare un campionato importante, e avevamo 3-4 squadre in mente, poi è venuto pure il Teramo, al posto di queste 3-4 squadre che dobbiamo sconfiggere ci sarà la quarta, ci sarà pure il Teramo.